Ci siamo forse. Abbiamo dovuto mettere il telefono in verticale perché orizzontale non ci dava sempre l'immagine scorretta. Grazie a tutti per essere qui presenti in questa pagina. Adesso a breve Giuseppe ci parlerà un po' in generale Ecco e poi più in là ci darà questa notizia, insomma, che tutti state aspettando. Ok, qua. grazie Sono i commenti, Marco. ecco il quale arrivano. Ok, stanno arrivando i commenti e sono visibili. Sì. Buonasera a tutti amici, finalmente ce l'abbiamo fatta. Purtroppo non siamo riusciti a capire come mai il video era messo al contrario, niente, alla fine abbiamo optato per una scelta Più molto più semplice. semplice. No, David, ancora non ti sei perso la bomba. Abbiamo appena iniziato, tranquillo. No, ora ci arriviamo. Praticamente volevo ringraziarvi tutti perché nel giro di 6 giorni siamo passati da meno di 3.000 a siamo quasi già 5.000 follower nella mia pagina, e con questi numeri volevo farvi un grande regalo. Ci abbiamo pensato un bel po' con Lidia, abbiamo, diciamo, Messo a confronto le nostre idee. sì, è da ieri che ci lavoriamo, abbiamo pensato 100.000 cose, e niente, l'abbiamo chiamata la bomba, che tra poco vi diremo di cosa si tratta. Ti interrompo un attimo, ho qualcosa da dire. Vorrei fare gli auguri per i suoi primi 32 anni a Gian Maria Giaccardi. Tanti auguri di buon compleanno a tutti noi. Anche da parte mia, Gian Maria. Niente, se vuoi iniziare a fare delle domande, se no inizio ad introdurre qualche novità di questa sera, e poi tra poco diremo pure la bomba. Al momento siamo fermi ai saluti. Vai, vai. Rispondo ad Angelo, non siamo fidanzati, siamo cugini. Angelo, con tutto il rispetto, voglio dire, non potevo mai essere fidanzato con Lidia, è troppo bella per Allora, me. vediamo Vai, vai. se c'è qualche domanda. Lorenzo Pennacchio chiede tre rigoristi per la prossima stagione, escludendo Ronaldo, Lukaku e Immobile. Allora, come, vabbè, diciamo in difesa c'è solo Criscito, quindi è normale che quello è da prendere a diciamo, a un costo non eccessivo. Pulgar potrebbe essere un ottimo centrocampista, rigorista, visto che quest'anno la Fiorentina non ne ha avuti tantissimi. Un altro rigorista che potrei consigliare, detto Lukaku, Immobile, no? Direi Nicolas Viola. Già solo nominarlo, diciamo, è una cosa bellissima, perché è un ragazzo che è cresciuto a Reggio Calabria, perché è di Reggio Calabria, in Serie B ha fatto benissimo. Mi sono appuntato, diciamo, le statistiche proprio sue. In B, in 27 presenze, ha fatto 9 gol, 6 assist, di cui di questi 9 gol 4 sul rigore, quindi diciamo anche senza rigori ha un buon rendimento. Giuseppe, a parte qualche problema tecnico, se mi puoi aiutare a risolvere, a visualizzare i commenti precedenti perché non mi ritrovo la barra. Sono numerosissimi. Il problema è che ora hanno aggiornato Facebook. Ci dà problemi. Come si fa? Un saluto a Filippo Ciccalè da Bergamo. Magari provate a scriverli e tu li leggi magari man mano che arrivano. È così veloce che non riesco a rileggere. Viola si è operato oggi, conviene Ciao. prenderlo? Dipende, ora non ho letto questa ultima news. Onestamente, però certo, se è qualche mese conviene sempre, alla fine te lo lasciano a uno. Qualche nuovo difensore bomber?
Difensori bomber, potrebbe essere Glick, visto che viene da un campionato, diciamo, 4 anni fuori. L'ultimo anno aveva stentato al Toro, però quello prima era stato il difensore goleador, quindi magari potresti prenderlo a una cifra ragionevole. Allora, mi scorrono così velocemente i commenti che non riesco a seguirvi. Chi sarà il rigorista del Verona? Chiede Rino. Beh, quest'anno diciamo non c'è stato forse un vero rigorista, forse l'unico era Verre, però poi si sono alternati, a volte l'ha tirato il Borini, se c'era Di Carmine li tirava lui, se c'era Pazzini era lui proprio il rigorista, quindi dire ora un rigorista sicuro del Verona è penso impossibile. Per chi faresti una follia? Una follia, dipende cosa intendi per follia, nel senso perché magari un giocatore che può costare uno e lo vai a pagare 20, allora quella già è una follia. Poi se parliamo di attaccanti top, cioè, secondo me quello un po' sottovalutato dei big è Zapata, perché leggendo oggi proprio tutte le statistiche dei quattro top attaccanti, praticamente Zapata ha fatto 18 gol, di cui solo uno sul rigore, calcolando che ha fatto 28 presenze rispetto a un Immobile, ne ha fatte 37. Quindi al netto dei rigori è stato molto meglio forse Zapata rispetto a Immobile. Verdi nel Torino come lo vedi? Verdi secondo me a un prezzo basso è ottimo, perché alla fine ha fatto una stagione molto deludente, quindi sicuramente lo pagherei meno del suo valore. Allora, chi ci consigli tra le neopromosse? Allora, come dicevo prima, Nicolas Viola sicuramente se non ha uno stop lungo è da prendere. Un altro da consigliare sicuramente è Simi, l'attaccante del Crotone. Guardando i numeri, sicuramente è un buon attaccante. Poi vi lancerò qualche chicca, ma tra qualche minuto ho visto qualche giovane che se gioca è ottimo, quindi però aspettare qualche minuto per darlo. Osimhen, che te ne pare? Oggi leggevo che il Napoli potrebbe giocare con un 4-2-3-1, se sarà la punta centrale come penso, secondo me è quello che farà un sacco di gol, quindi può essere un ottimo veramente acquisto. Un attimo di Non so confusione. come mettere i commenti che non Non vengano sappiamo come cancellati. visualizzare i commenti precedenti perché scorre Scorre. continuamente e non c'è possibilità di scorrere. Va bene, leggi che oggi qualche Allora, domanda. Belotti è l'anno buono? Belotti, allora Belotti, secondo me il Torino vuole fare una squadra buona quest'anno, perché l'anno scorso non è andato bene. Secondo me con Giampaolo bisogna vedere le prime partite, se inquadra la squadra Belotti è forte, logicamente la squadra lo deve supportare, però come attaccante non si discute, Belotti è un top. Raspadori. Raspadori l'avevo Sì, appena Raspadori. visto. Raspadori per me è uno che fa un esordio in quel modo, tutte le partite ha giocato. È stato sempre, cioè sembrava un veterano in campo. Secondo me quest'anno il Sassuolo punterà forte su di lui e può diventare veramente un top giocatore. Se Messi venisse in Italia è da prendere? Diciamo, questa è più che una domanda, è una battuta, visto che ovviamente sì, chi non consiglierebbe Messi? Ok, allora, Boga, Barrow e Malinowski, cosa ne pensi? Allora, Barrow tra questi ovviamente è quello che probabilmente farà più gol in quanto punta. Boga, bisogna vedere se va al Napoli o resta a Sassuolo. Giuseppe, leggi un attimo i commenti tu. Nel Sì. frattempo, quanto faccio un'operazione per vedere se riusciamo a semplificare il tutto. Allora, un bomber basso costo che potrebbe esplodere. Come dicevo prima, sicuramente Simi potrebbe essere uno dal costo relativamente basso che potrebbe essere ottimo.
L'altro, diciamo uno che se resta al Genoa potrebbe fare molto bene, quest'anno mi ha impressionato, è Salcedo. Salcedo secondo me, se non fosse stato per quell'infortunio di tanti mesi, avrebbe fatto veramente bene. Ok, un attimo. Piatek se va a Firenze è da prendere. Secondo me la Fiorentina sta facendo una bella squadra. Se aggiusta qualcosina dietro, la Fiorentina è veramente una bella squadra. E partendo già da un Cogliachini, che già la squadra ormai la conosce, secondo me può fare veramente bene. Quindi Piatek se va alla Fiorentina va bene. Cosa ne pensi invece di Lovato? Mi ha colpito molto il suo esordio con il Verona, giocherà l'anno prossimo? Secondo Per te? questi giovani, diciamo così, bisogna vedere come verrà strutturata la squadra del Verona. Cioè, se restano troppi big, probabilmente partirà in seconda fascia, quindi non lo puoi consigliare. Linea Allora, che tre nomi facciamo? per la prossima stagione. Tre nomi per la prossima. Ve ne do uno. Che prima avevo detto un nome di quelli che ho visto oggi, un video. Questo è veramente forte. Ancora non è ufficiale, ma sta per andare alla Samp. Ora me lo sono segnato. Vi leggo. Si chiama Damsgaard. Dovrebbe essere quasi ufficiale alla Sampdoria perché è già a Genova. Ho visto dei video e mi sembra un giocatore impressionante. Ha delle movenze veramente da grande giocatore. Se volete andare su YouTube o su altri siti, guardate dei video, a me è impressionato. Piontek se va a Firenze è da No, prendere? già detto Ha già questo. fatto? Ok, Sì. scusami perché mi sono distratta, che adesso Vai, riesco a vai, vai. leggere qualcosa. Per Malinowski fino a quanti crediti spenderesti? Per Malinowski, come ho detto la volta scorsa, Malinowski bisogna vedere la squadra dell'Atalanta, perché se rimangono tutti, ovviamente qualcuno deve rimanere fuori. Certo, come giocatore, secondo me deve aumentare un po' di personalità perché perde palloni stupidi, perché soprattutto in quella zona del campo non puoi perdere quei palloni. Però quando offende, ha un tiro micidiale. Cioè, se gli lasciano lo spazio, calcio in porta, fa gol. Quindi direi su 1.000 crediti, 40-50 puoi arrivare. Poi dipende sempre dall'Atalanta se giocherà titolare o meno, però è un buon rischio, diciamo. Ok, allora chiede Marco Stefanucci, difensori da prendere? Difensori da prendere, dipende se stai chiedendo un top o diciamo un low cost. Come top, Hakimi probabilmente sarà difensore, secondo me, sia Gazzetta che Fantacalcio, secondo me sarà il difensore che tutti cercheranno di prendere. Certo, se Gosens rimane all'Atalanta, è sempre il quinto di centrocampo, probabilmente se la contenderanno loro due. Un altro da consigliare è sempre Riccardo Teo Hernandez. Stavo dicendo Riccardo Rodriguez perché me lo confondo sempre. Teo potrebbe confermarsi, diciamo. Partiamo con la chicca, che dici? Spariamo questa bomba La volete sentire? o no? Dai. Volete sapere di cosa si tratta? Allora, dai, Giuseppe, Allora, raccontaci tutto. come vi dicevo prima, volevo fare un regalo, visto che siamo arrivati già a questo numero, per me incredibile di follower. Da ieri, come dicevo, pensavamo con Lidia cosa possiamo fare per ringraziarli. Niente, praticamente abbiamo pensato di fare un fantacalcio gratuito. Fantacalcio gratuito su fantacalcio.it, in cui si possono iscrivere fino a 200 squadre per competizione. Niente, ci saranno dei premi. Il primo classificato, faremo due classifiche.
Il primo classificato ha punti, appunti da una parte e a scontri dall'altra. Questi riceveranno una coppa. Oltre questo, assicuro almeno i primi tre premi per chi arriva sul podio. Ma vorrei arrivare almeno a 20 premi. Cioè dico, quelli è il minimo sindacale, ma almeno vorrei fare 20 premi ogni 250 iscritti che ci saranno nella pagina. L'unica cosa che chiederemo, logicamente essendo gratuito, quindi non soldi, sarà effettuare una semplice operazione su Facebook. Cioè, vale a dire, chi si vuole iscrivere al nostro Fantacalcio, Fantacalcio di Re Costa e Livia, dovrà andare sulla mia pagina e cliccare sul tasto invita amici. È un'operazione semplicissima che non costa nulla. E niente, praticamente così diventeremo sempre di più sulla mia pagina e secondo me è sempre più siamo, più ci divertiamo. Il motto è quello. Poi logicamente più persone ci sono, più commenti arriveranno, più noi potremo interagire, fare live. Vi spiego un attimo come funziona questo Fantacalcio, anche se poi mi potete scrivere in privato, risponderemo io o Lidia, anzi più Lidia che io, quindi sul Fantacalcio sarà più lei che... C'è qualcuno entusiasta a questa notizia? Fanno Ciao sempre Filippo, saluto domande. Alessia, la tua fidanzata. Ciao Filippo. Intanto, se volete fare qualche domanda inerente a questo fantacalcio gratuito, scrivete. Ripasso la parola a Giuseppe chiedendo una terza punta da prendere. Come terzo slot intendi probabilmente. Allora, pensiamoci un attimo, come terza punta. Come dicevo prima, Simi non è male, poi dipende sempre da quanti partecipanti siete. Se siete 6, puoi prenderlo migliore. Se siete già 8, Simi è buono come terza punta. Se siete 10, già arriva come seconda punta e non come terzo. Quindi diciamo, dovresti strutturarla meglio un po' la domanda. Allora, volevo intanto salutare Ciao Filippo Lele. e Alessia che ci stanno seguendo. Vai, vai, parti con i Allora, saluti, che sono secondo tanti. te, ah, vabbè, Vai, mandi saluti, saluti a bella tutti. iniziativa, scrive Gianni Greco, purtroppo non è in contemporanea con quello che vedo nel computer e quello che vedo nel telefonino, quindi ci sono Dai. diversi problemi tecnici oggi che non sappiamo Eppure la volta risolvere. scorsa è stato tutto bene. Esatto, che era la mia prima diretta della mia vita. Allora, cosa pensi di Eriksen visto che è rimasto Conte? Con Conte la vedo dura. Allora, per me Eriksen è fortissimo, l'avevo già detto anche in Gazzetta. Eriksen, se tu guardi, quando gioca dà sempre la palla di prima, sa sempre a chi dare la palla. Però il problema è che non gli arrivavano proprio i palloni, cioè in un tempo magari toccava 2-3 palloni, e quello è un problema per un giocatore tecnico in quel modo. Quindi se l'Inter non migliora il gioco, non lo consiglio a quel punto. Però Eriksen come giocatore in sé è per me fortissimo. Antonio Falzone chiede: sì, ma l'asta come si fa? No, praticamente non ci sarà l'asta. Tutti volete avere tutti i giocatori che ci sono. Logicamente le quotazioni sono di fantacalcio.it. Ci saranno 250 crediti per squadra. E ognuno farà la sua squadra. Allora, adesso passiamo sempre alle domande. Secondo te Ribéry listato attaccante da primi slot? Com'è che... Secondo te Ribéry? No, Ribéry da primi slot attaccante, no. Alla fine è un giocatore forte, prenderà bei voti, però tra il fatto che si infortuna spesso e il fatto che di gol ne va veramente pochi, no, se lo devi prendere a pochi crediti magari come quarto o quinto slot, ma se altrimenti no. Gabriele Manzato chiede dello Spezia di prendere. Dello Spezia,
Dire un solo nome è un po' forse riduttivo. Lo Spezia è appena salito, quindi fare un nome di una squadra appena salita in cui devi prima vedere che campagna acquisti faranno, secondo me è inutile dire ancora un nome, perché secondo me davanti cambieranno, perché con quell'attacco la vedo molto difficile, ma pure a centrocampo, secondo me si rinforzeranno parecchio, quindi non è ancora inutile dire un nome in particolare. Allora, tre difensori low cost tipo Ramani l'anno scorso. Allora, difensori low cost. Bisogna sempre vedere ste rose. Secondo me Glick al Benevento lo pagherai poco. Io qualche credito lì, soprattutto fra amici, lo butterei. Quelli del Verona secondo me costeranno ancora poco, tipo come dicevi tu Rachmani o pure un Faraoni, li pagherai sempre meno di quello che effettivamente possono rendere. Qualche difensore del Torino lo prenderei pure. Il Torino è andato maluccio, è vero, però quando queste squadre vanno male, secondo me l'anno dopo, soprattutto queste squadre medio buone, potranno andare forte. Vignato con Sinisa può esplodere. Allora, secondo me Vignato è forte. Sinisa è un allenatore che mi piace tantissimo perché non ha paura a lanciare i giovani. Come ha fatto con Juara, cioè, ditemi un allenatore che in Inter Bologna, in cui perdi, in cui sei in inferiorità numerica, prende un ragazzino dalla panchina e lo butta titolare. Lo mette e gli fa vincere la partita. Quindi, se credete in Vignato, io secondo me Mihajlovic lo lancerà come proverà con Juara. Mihajlovic non ha paura, come ha fatto con Donnarumma a 16 anni, quindi può esplodere, sì. Ok, un'altra domanda. Milik per Terve sta a Napoli? No, secondo me Milik andrà via. Probabilmente può andare a Roma. Se va alla Roma e non ha i suoi soliti infortuni, può essere un top attaccante, perché alla fine quello li ha sempre fatti nonostante gli innumerevoli infortuni. E Quindi, se parte, chi ha il posto assicurato oltre Insigne fra Lozano, Osimhen, Mertens, Petagna, Politano? no, Osimhen è sicuro Spero di titolare. averli detti Osimhen è un giusti. titolare, indipendentemente già quando De Laurentiis si spende quella cifra è impossibile che non lo faccia giocare. Quindi è lui. Poi un'altra domanda. Secondo indiscrezioni, Lazzari dovrebbe essere considerato difensore nella Lazio. A Sì. parità di prezzo, chi ti senti consigliare fra lui e Fares? Nel caso No. vada alla Lazio? No, Lazzari è un titolare, punto. In difesa diventerà un top perché è un giocatore che difficilmente discende sotto la sufficienza. Magari non fa chissà quanti gol, però se giochi col modificatore poi è tanta roba perché 6 e mezzo e 7 ne prende a valanga, quindi è da consigliare. Mi chiedevano anche di Cuadrado, che probabilmente sarà difensore su Fantacazzetta, Fantacalcio.it sicuro. Cuadrado è un tipo di difensore che magari non ha la continuità di Lazzari, non riprenderà sempre quel 6 e mezzo quasi continuo, però è più propenso ad offendere, quindi magari può capitare anche che con Pirlo giochi esterno nel 3-5-2, che può giocare, se gioca in un 4-3-3 magari può giocare come terzo d'attacco, quindi anche Cuadrado potrebbe essere un ottimo. Ah, è da vedere anche nelle amichevoli dove viene posizionato. Allora, un'altra domanda che chiede più di una persona. Allora, dici qualcosa su Bonazzoli, secondo te il suo anno? Sì, già mi avete fatto questa domanda la settimana scorsa. Bonazzoli è l'eterna promessa, è da un paio d'anni che deve sempre esplodere, è sempre sul punto di esplodere. Dopo il lockdown è andato forte perché ha fatto oltre delle buone prestazioni, anche i gol, che quello alla fine un attaccante deve fare.
Però bisogna vedere un attimino la rosa della Samp, perché davanti al momento sono tanti. Quindi bisogna attendere un attimo, però se c'è la possibilità che giochi titolare, uno slot lo potrei riservare per Bonazzoli. Ok, consigli Berardi quest'anno? Allora, il Sassuolo è una squadra che gioca a calcio. Partiamo da questo principio, che quando una squadra gioca a calcio i giocatori vanno sempre bene. Magari del Sassuolo eviterei un po' i difensori perché sono molto propensi ad offendere più che a difendere. Però dalla mediana in avanti potrebbero essere tutti ottimi. Berardi, logicamente, quest'anno ha fatto un anno fantastico. Allora, questo nome me lo leggi Kouamé nella tu. Fiorentina vale la pena puntare. Allora, Kouamé è un giocatore che mi ha sorpreso l'anno scorso. Quando è tornato ha fatto poche partite perché alla fine veniva da un infortunio importante. Però si vede che ha le caratteristiche per diventare quantomeno un buon giocatore, quindi secondo me la Fiorentina il suo spazio lo ritaglierà, anche perché Ribéry non le giocherà tutte, quindi secondo me certo non sarà da primo slot, ma magari come terzo slot già Kouamé può andare più che bene. Ok, un top in porta e due semi-top. Allora, tralasciando Szczęsny e Handanovic, vedo molto bene. Ho il portiere del Napoli, quindi probabilmente Ospina, perché Gattuso preferisce Ospina che sa giocare bene con i piedi. Oppure Donnarumma. Donnarumma, se il Milan aggiusta qualcosina dietro e gioca come ha giocato post-lockdown, secondo me il Milan può fare una bella stagione davvero. Dici qualcosa anche di Benassi? Benassi, al momento se resta alla Fiorentina sono troppi là a centrocampo, quindi secondo me è uno che il gol lo fa sempre. Sarà la piattaforma di Fantaleghe. Sì, fantacalcio.it sarà, quindi potete metterlo dall'app o da computer. Quindi sì, potete mettere in qualsiasi modo la formazione. Poi, Parliamo un po' del come fantacalcio, vuoi? come. Sì. Allora, vi spiego un attimino diciamo, le regole del Fantarregosta. Allora, come vi dicevo, è tutto gratuito, bisognerà fare solo questa semplice operazione di invitare i vostri amici, tutti i vostri amici, a cliccare mi piace alla pagina. Una volta fatto questo, scrivete un messaggio in privato che risponderà Lidia e vi dirà lei come fare per iscrivere la vostra squadra. Allora, la vostra squadra avrà 250 Magic Milioni. Dovete comprare 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. Le rose saranno visibili, cioè qualsiasi utente può vedere la rosa di tutti gli altri 250 utenti. I bonus dei giocatori. Allora, ho messo come se segna un portiere il Brignoli di anni fa, sono 5 punti. Difensore 4 punti e mezzo di bonus, centrocampista 4 punti, attaccante 3 punti di bonus. Per il rigore sbagliato sono meno 3 punti. Per il rigore parato sono più 3 punti. Per il portiere imbattuto 1 punto in più. L'autogol 2 punti di penalizzazione, espulsione 1 punto di penalizzazione, ammonizione meno 0,5. Tutti potete acquistare qualsiasi giocatore, cioè un giocatore può essere presente anche in tutte e 250 le Squadre. squadre. Come dicevo prima, a premi andranno almeno i primi 3, ma confido di arrivare almeno a 20 premi ogni 250 squadre. Se, come spero, sarete in tantissimi, quindi supereremo i 250, potremo anche creare un'altra lega in cui inserire altre 250 squadre e così via. Vogliamo dare possibilità a tutti, ecco, di partecipare. Più saremo, più ci divertiamo, quindi non vedo l'ora di iniziare a farvi scrivere con tutte queste novità, diciamo. Allora, leggiamo ancora qualche commento. Intanto Vai. saluto Simona, un bacione. Allora, Ciao Pinamonti Simone. e Quagliarella, uno esploderà e l'altro è a carriera finita? Pinamonti sì, ha deluso quest'anno, senza dubbio.
Quagliarella, ormai i suoi annetti li ha. La Sampdoria, secondo me, logicamente giocherà, però magari da quest'anno qualche panchina in più me la posso pure aspettare. Pinamonti, secondo me, con Maran, potrebbe diventare importante. Quindi aspettiamo prima un attimo per vedere come si compone la rosa del Genoa. Però Pinamonti, secondo me, è un attaccante che, se è messo nelle condizioni, gol li dovrebbe fare. Un saluto anche a Giovanni. Allora, su Eriksen, che dici? Eriksen già avevamo Già detto. l'abbiamo Sì. detto Eriksen. Sì, vai. Ormai ho perso proprio la testa perché non so più se leggere dal computer o dal telefonino, che non sono uguali. Allora, Pereiro, Cagliari. Onestamente per ora non lo consiglierei. Bisognerà vedere l'evoluzione della squadra, ma secondo me giocherà poco ancora, perché se restano tutti quegli attaccanti, i posti sono veramente poco. Allora, Caputo lo pagheresti come un top? Caputo lo reputo un ottimo secondo slot, perché poi dipende sempre da quanti giocatori siete. Se siete 14 a fare l'asta, allora viene visto come primo slot, però magari se siete 6-8 ce ne potrebbero essere di migliori. Però la cosa buona di Caputo è che gioca in una squadra che gioca a calcio. Il Sassuolo gioca a calcio, quindi potrebbe essere che si riconfermi con quei 20 gol. Su Castrovilli cosa ne pensi? Castrovilli, come avevo detto già pure settimana scorsa, secondo me ha fatto molto meno di quanto può fare. Cioè, 3 gol sono pochi per uno come Castrovilli. Tecnicamente è forte, cioè uno di quelli veramente forte. Potenzialmente ha avuto tantissime occasioni, quindi se magari inizia a concretizzare, può essere un bell'acquisto quest'anno. Allora, Giuseppe David chiede che modulo preferisci? Allora, se c'è il modificatore di difesa, ti dico sempre 4-3-3, sia se giochi su fantacalcio.it, sia se giochi su Gazzetta, vai 4-3-3. Se non c'è il modificatore di difesa, 3-4-3 è il migliore sicuramente. Allora, Pavoloso Benevento. Pavoloso al Benevento, ancora diciamo non è ufficiale, quindi aspettiamo prima l'ufficialità, poi magari commentiamo, anche perché viene sempre da una stagione molto travagliata con quell'infortunio. Quest'anno su quale centrocampista top consigli di prendere? Centrocampista top, hanno detto. Come ho detto per la volta scorsa, Kulusevski, se gioca nel 4-3-3, comunque esterno d'attacco, la vedo dura che non sia il migliore o quantomeno tra i migliori. Secondo me è quello che più facilmente non ti floppa. Allora, Immobile ha fatto l'anno migliore in assoluto e può riconfermarsi come bomber su questi livelli? Sì, secondo me i gol li farà. Certo, dire di nuovo 36 gol è assurdo. Logicamente ha pure tirato un sacco di rigori, come l'anno scorso Quagliarella. Prima ho detto infatti Zapata, misurato con Immobile, come gol siamo lì. Quindi, certo, i rigori poi li deve sempre pure segnare. Però certo, logicamente resta sempre un big. Immobile, Lukaku, Ronaldo e Zapata sono, diciamo, quelli che secondo me si rivederanno facilmente. Boga, se rimanesse al Sassuolo, ci punteresti? Boga, messo attaccante, diciamo, come terzo slot, se resta a Sassuolo va benissimo. Magari su 1.000 crediti, un 50-60%, un 5-6% di budget, quindi 50-60 crediti li puoi spendere. Riconsiglieresti anche quest'anno Joao, Pedro e Barro? Joao Pedro, ti direi penso di no, perché 18 gol sì, li ha fatti, però lo pagheresti ora, non te lo lasciano al 4-5% di budget, quindi probabilmente devi spingerti a un 7-8%, quindi 70-80 crediti su 100, quindi io non lo confermerei. Poi aspettiamo prima un attimo per vedere come si compone il Cagliari. Magari si può fare una votazione migliore. Un difensore top che farà tanti gol che l'anno scorso ha deluso.
Uno che secondo me può far bene in termini, diciamo, di gol che hanno deluso sono Adebor, ma ha detto che forse va via. Quindi se va via dall'Atalanta, il secondo potrebbe essere Alexandro o Cuadrado, perché Cuadrado alla fine è spostato in difesa, può fare la differenza. Poi bisogna vedere sempre il costo. Alexandro, secondo me, lo pagherai neanche un 2% di budget, perché ha deluso con ammonizioni, con falli stupidi, gol pochissimi. Però ogni anno è a sé, ricordatevi questo, ogni anno è a sé. E quello che è successo l'anno prima dovete resettarlo. Quindi tante volte è meglio prendere quello che ha floppato l'anno prima, in modo tale che lo pagate poco e magari potenzialmente uno forte. Allora, centrocampisti da prendere a molto poco. Chi Molto prenderesti, insomma? poco, bisogna vedere sempre con chi giochi. Come dicevo prima, Nicolas Viola, essendo che tira punizioni, che tira rigori, è ottimo. Poi bisogna vedere con chi fai l'asta. Se ne capiscono, probabilmente non è poi pochissimo. Quindi mi ero segnato alcuni colpi, diciamo, che ora vi dico. Senza che mi li chiedete, ve li sparo io. Allora, potrebbe essere buono Ben Ali al Crotone, sicuramente un titolare, quindi già lo paghereste poco, perché al Crotone i suoi colletti li ha fatti, potrei consigliarlo come low cost. Un Un altro che anno. potrebbe essere low cost è Linetti. Al Torino giocherà, perché Giampaolo se l'è portato per farlo giocare, ed è uno di quelli sottovalutati, secondo me. Alla Sampdoria quest'anno ha fatto bene, da quando è tornato lui, infatti la Sampdoria si è ripresa insieme, diciamo, alla fuoriuscita di Francesco e all'arrivo di Ranieri. Quindi Linetti potrebbe essere un altro, è uno che ha deluso quest'anno e che secondo me non può deludere anche quest'anno, è Scione. Cioè, ha un calcio impressionante. Poi un anno lo possono sbagliare tutti. Secondo me con Maran il Genoa ha un ottimo potenziale. Se inquadra l'annata giusta, può essere buono Scione. Allora, un'altra domanda. Çalhanoğlu continuerà a stupire e portare bonus? Su fantacalcio.it credo che sarà centrocampista. Se centrocampista, ci punterei. Bisogna vedere sempre quanto lo paghi, però pure fino a un 8-9%, massimo 10% di budget lo puoi spendere. Quindi su 100 crediti, su 1000 crediti, scusate, 100 crediti puoi pure arrivare. Alla fine il Milan con Ibrahimovic gioca bene. Ibra non è una punta fissa che sta avanti, no, è uno che si sposta e crea lo spazio, ed è quello che proprio ha permesso a Çalhanoğlu di fare tantissimi gol. Ora sta diventando un centrocampista totale, quindi Çalhanoğlu mi piace un sacco. Io in Gazza ce l'avevo a gennaio, nel momento in cui ancora non c'era nessuno, quindi era uno, diciamo, come gli altri, e poi è diventato un top player, quindi poi lo avevano tutti. Scusa un attimo, Sì, rispondo a Rino Pietrangeli, che è da tanto che mi te lo scrive stavo per Scamacca. chiedere Allora, anch'io. Scamacca, io già 2 anni fa, quando era al Sassuolo, lo prendevo fisso in Gazzetta, che era a quota 1, un credito solo, perché avevo visto dei video che aveva un alto potenziale. Logicamente, se quest'anno può essere un titolare, a me piace tanto. Quindi magari se uno vede che ha la possibilità di giocare titolare, uno slot lo puoi buttare su Scamacca. Pellegrini della Allora, Pellegrini è un altro giocatore che è tecnicamente fortissimo, però fa troppi pochi gol rispetto alla sua bravura. Cioè, magari ti fa tantissimi assist, però di gol ne fa pochi. Se migliora questa sua caratteristica, è un top Pellegrini, perché sotto la sufficienza scende rarissimamente. Però se vuoi un centrocampista che faccia veramente gol, Molina invece come lo vedi? diciamo, su queste ancora
voglio aspettare perché sì, è un buon giocatore. Però il discorso è sempre quello, se arriva magari qualcun altro più quotato, magari poi non ti gioca, quindi come giocatore lo vedo bene, ma attenderei di dire perché in queste squadre piccole secondo me ci saranno tanti cambiamenti a partire dal 1º settembre quando Ok, apriranno il mercato. Bonaventura può essere un low costa vincente? Allora, su Jack io punterei sempre, tutta la vita. L'unico consiglio che do su chi vuole puntare su Bonaventura è non prendere altri giocatori che si rompono facilmente. Esempio, Douglas Costa, Under, Bonaventura, Khedira. Questi sono giocatori che purtroppo giocano 5-6 partite e poi si fanno male. Quindi se devi prenderne uno, prendi Jack, però prendi poi anche altri giocatori che ti garantiscono, non ti dico 38 presenze su 38, ma almeno 30 presenze, perché Bonaventura non riesce a, pure un Nainggolan ad esempio, uno di quelli che quando gioca è fortissimo, però si infortunano facilmente. Allora, Giuseppe, qui ti devi impegnare perché vogliono sapere i nomi di due giocatori low cost per ogni ruolo. Troppo volete sapere. Già prima l'ho detto, Glick secondo me lo pagherete molto meno di quanto vale. Alexandro l'ho detto prima. Uno su cui punterei, diciamo come dire, a un costo relativamente basso, è Jim Stee dell'Atalanta. Ho visto che ha un inserimento soprattutto nei corner impressionante. Oltre a quello è bravissimo nell'anticipo. Certo, l'Atalanta è una squadra portata a offendere, però ha delle caratteristiche che in una squadra come l'Atalanta che gioca a calcio e quindi prende tanti corner potrebbe essere un ottimo attaccante, diciamo, di quelli che potrebbe esplodere e fare tanti gol. Allora, in un Fanta 10 squadre con modificatore di difesa, qual è la percentuale di budget adatta da conservare per gli attaccanti su 500 fantamilioni? Andrei sul 50% perché la difesa la devi fare bene. Qualche centrocampista buono lo devi prendere, quindi un 50% davanti. In porta andrei. Questo dipende un po' pure da te. Se prendi il top, ci vogliono almeno il 9-10%. La difesa andrei fino a un 15-18% di budget, vale a dire. Su 1.000 crediti, pure 150 crediti, logicamente devi stare attento che non puoi eccedere su tutti i reparti, se no il 50% avanti non riesci a tenerlo. Allora, centrocampo Cagliari, Nainggolan, Rob, Nandes, su chi punteresti? Nainggolan bisognerà vedere se rimarrà al Cagliari. Se rimarrà al Cagliari tra quelli è sicuro da tenere lui, logicamente lo paghi di più. Tra Rogue e Nandez mi piacciono un po' tutti e due, però Nandez ha qualcosa forse in più, quindi se devo scegliere tra i due, fatto fuori Nainggolan che è un top, andrei su Nandez. Djuric Sassuolo. Già me l'avete fatta la settimana scorsa, per me Juric è fortissimo. A me piaceva già Benevento con De Zerbi, infatti se l'è portato pure a Sassuolo. Gioca a trequartista, quindi già il ruolo fa. Secondo me è uno di quelli che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Perché poi vi ripeto: i giocatori del Sassuolo li consiglio tutti dalla mediana in avanti perché il Sassuolo gioca a calcio, soprattutto post lockdown è andato fortissimo il Sassuolo, ma pure prima giocava bene. Se migliora la fase difensiva, il Sassuolo può essere la rivelazione di quest'anno. Quindi Sassuolo direi tutti sì, soprattutto poi Juricic. Ok, allora portieri a poco che prendono pochi gol. Portiere a poco, beh, quest'anno è stato quello del Verona. Secondo me è un buon portiere, però non lo rischierei. Nel senso, se prendi tre portieri, uno slot lo puoi dedicare a quello del Verona, uno lo potresti dedicare a quello della Fiorentina, in base a chi gioca, perché ancora non sono tanto sicuro. Di chi sia il titolare tra i due,
è Musso. Musso secondo me è un bel portiere. Oltre a prendere pochi gol, perché l'Udinese è una squadra che predilige difendere che attaccare, eppure è un gran portiere. Musso potrebbe quanto prima arrivare in una squadra di medio-alta fascia. Allora, De Silvestri, Bologna, Kwame, Fiorentina. Kwame già avevo detto prima, secondo me come terzo slot, quarto slot va bene, perché anche se non giocherà tutte le partite titolare, però uno che torna dall'infortunio e gioca quelle prestazioni si vede che è bravo. De Silvestri a Bologna. De Silvestri è un altro di quelli che si infortuna spesso. Quest'anno non ha fatto gol, non credo sia un gol o nessuno, quindi però con Mihajlovic potrebbe fare bene. Ha un costo relativamente basso, sì, ci puoi puntare qualche fish, diciamo. Quattro squadre che secondo te l'anno prossimo staranno in vetta alla classifica e due squadre sorpresa delle meno favorite. Allora, Dai, vediamo se sai le quattro, pronosticare. vabbè, la Juve, l'Inter secondo me il prossimo anno, visto che ha confermato Conte, visto che acquisti li vuole fare, li sta facendo, secondo me può competere per lo scudetto, perché quest'anno sì, se l'è giocata, ma non ha avuto proprio quel potenziale. Secondo me il prossimo può essere l'anno giusto che, per l'Inter. Logicamente la Juve la tieni sempre lì perché è la Juve. Quelli che potrebbe, le altre due squadre, secondo me il Napoli. Gattuso ha fatto molto bene, ha normalizzato una situazione difficilissima, quindi secondo me il Napoli può fare bene. E l'altra potrebbe essere il Milan, il mio vecchio Milan. Le due sorprese, secondo me la Fiorentina ha un ottimo organico. Se Inter o qualche altro giocatore può essere una delle sorprese. L'altra che avevo detto prima, oltre alla Fiorentina. Vabbè, l'Atalanta ormai l'ho dimenticata, ma cioè non la reputo più una sorpresa. L'Atalanta giocherà sempre per quei quattro posti. Anche se il Milan e il Napoli, sì, con loro magari se la gioca l'Atalanta. Come la seconda sorpresa, direi forse insieme alla Fiorentina proprio il Sassuolo, perché il Sassuolo ha fatto bene, ha giocato bene, però poteva, cioè, dai giocatori che ha avuto quest'anno, per come ha giocato, poteva arrivare molto più in alto, quindi magari il Sassuolo potrebbe essere l'altra sorpresa. Un'altra domanda, Locatelli alla Juve farà panchina? Locatelli a Sassuolo, soprattutto nel post lockdown, è salito di livello, cioè ha fatto il Sassuolo ha giocato benissimo, anche perché giocava benissimo Locatelli. Infatti in una partita è mancato e il Si è Sassuolo ne ha visto la risentito. Sì, differenza. già si vedeva nel Milan che qualità ce l'ha. Secondo me, fossi io nel procuratore di Locatelli, gli direi rimani un altro anno con De Zerbi. Gioca, perché se vai alla Juve non è detto che ti facciano giocare, anzi è molto difficile. Secondo me l'anno dopo arriverai in una big, quindi secondo me è meglio se resta a Sassuolo. Tra Malinowski e Kulusevski chi prenderesti? Sempre Kulusevski, no, non c'è dubbio, perché se lo paghi 44 milioni e vai alla Juve e giochi titolare, quindi se giochi titolare Kulusevski non solo che ha tecnica, anche a velocità, perché si vede che salta l'uomo in velocità pure, però anche corsa, cioè è un giocatore di quantità, di qualità, fa gol, fa assist, quindi ripeto un low cost di che ho detto prima a centrocampo, un giocatore che secondo me se va alla Sampdoria spacca, cioè questo è forte. Vi ripeto il nome, ancora non l'ho imparato benissimo, si chiama Dasgaard. Ha giocato nella massima divisione danese. Guardatevi il video di questo ragazzo. Se va alla Samp, questo può fare la differenza. Ho visto alcune azioni, alcuni gol. La personalità, logicamente sono dei video su YouTube, quindi, però se quello è il giocatore, questo è forte.
Quindi, come lo costa a centrocampo, non posso che concedere questo Puntate. giocatore. Esatto, un'altra domanda, Foulon del Benevento può essere un colpo al lago Sens? No, non mi piace assolutamente, ho visto qualche cosa, non, lo sconsiglio Quindi questo non va proprio. bene. No, no, niente. Allora, adesso mi devi fare una classifica del podio dei cannonieri Troppo, del state chiedendo prossimo troppo. anno. Ma tu sei un mago, lo puoi Come ho fare. già detto, tra quei quattro big, Ronaldo, Immobile, Lukaku, Zapata, forse metterei davanti Lukaku e Zapata, cioè andrei contro tendenza. Forse sarebbe pure troppo semplice dire Ronaldo, Immobile, perché questi gol li hanno sempre fatti e sempre forse li faranno. Forse Quindi, un pelo avanti metto pure Lukaku. Lukaku secondo me è un attaccante fortissimo fisicamente alla Zapata. Logicamente non ha il gioco che ha espresso quest'anno l'Atalanta. Quindi quello che ha usufruito Zapata era il gioco. Però li vedo molto vicini. Secondo me uno dei due potrebbe essere il capocannoniere quest'anno. allora Luca chiede di Ansaldi di dirci qualcosa. Allora, Ansaldi, il Torino l'ha pagato quest'anno l'infortunio, perché un giocatore di quelli, come dicevo prima, Douglas Costa, Bonaventura, Ansaldi, uno di quelli che tutti gli anni purtroppo si fa male. Come esterno di centrocampo è forte, fosse difensore sarebbe un top, a centrocampo è un buon giocatore, però ti consiglio, se prendi Ansaldi, di non prendere quelli che ti dicevo prima, perché rischi di arrivare a giocare con pochi giocatori dopo. Ok, McKenna alla Juve cosa può dare? Ancora, quando non arrivano, aspettiamo che la Juve lo prenda e poi decidiamo. Prima dicevano di Hakimi. Allora, Hakimi è il difensore, come avevo detto già all'inizio, è un top. La caratteristica che magari non tutti. Se non guardate video come li guardo io, che ne guardo tantissimi su più siti, notizie, che non è un crossatore, cioè tipo non è alla Candreva. Gli piace un sacco andare dentro il campo, cioè tipo magari parte da sinistra e te lo ritrovi a destra, parte da destra e te lo trovi a sinistra. Invece di andare sul fondo, magari punta dritto verso la porta per calciare in porta. Voglio vederlo in Serie A. In Germania, logicamente, ha fatto la differenza, pure in Champions contro l'Inter ha fatto due gol, quindi non si può non consigliare. Poi logicamente il costo sarà il più alto o giù di lì, con magari Lazzari, con Cuadrado, con Gosens, con Theo Hernandez, con questi qua se lo abbatterà per pagarlo più di tutti. Cosa ne pensi di Muratore all'Atalanta? No, non lo consiglio. Non vale 8 milioni che ha speso l'Atalanta, diciamo. Aurelio, ti ripeto subito il nome. Si chiama Dasgard, ed è quasi ufficiale alla Sampdoria. Se va alla Samp, questo ragazzino, 20 anni, può fare bene. Perisic, secondo me, non resterà all'Inter. Se torna all'Inter, non rimarrà all'Inter. Ok, per tutti coloro che non hanno seguito bene, poi in Faremo. seguito risponderemo magari direttamente alle domande dove non siamo riusciti Sì, personalmente a interagire perché siete tantissimi. ripetiamo per l'ultima volta la bomba e poi chiudiamo. Esatto. Allora, come ho detto in precedenza, organizzato con Lidia da ieri a oggi, abbiamo pensato di farvi un regalo. Questo regalo è fare un fantacalcio, chiamato Recosta Fantacalcio su fantacalcio.it. Potete quindi schierare le formazioni o dal sito, dall'app. Il fantacalcio sarà totalmente gratuito. L'unica cosa che richiederemo è invitare i vostri amici, andare su Recosta Fantacalcio, cliccare su Invita Amici. Una volta che avrete invitato gli amici, contattate
la mia pagina. La privata. Sì, il messaggio privato, e Lidia vi caricherà la vostra squadra per giocare al mio fantacalcio. Ci saranno un minimo di premi, che sono il podio, più la coppa, sia per la classifica a scontri, sia per la classifica generale. Io conto di mettere almeno 20 premi, 20 premi di generale, 3 è proprio il minimo sindacale, ma sono convinto che arriveremo pure a 20 premi, cioè ogni 250 squadre mettere 20 premi. Se, come spero, superiamo di gran lunga il 250, faremo Recosta Fantacalcio 2, in modo tale da fare un'altra lega, un'altra competizione, in cui ci saranno altre 250 squadre e in cui metterò altri 20 premi, altre 2 coppe. Più siamo, più ci divertiamo. Questo era il mio regalo, che abbiamo concordato con Lidia pensandoci tutto ieri. Infatti abbiamo messo le foto per animare un po' prima di questa diretta. Niente, vi invito a partecipare numerosi, e niente, qualsiasi domanda che avete poi su questo fantacalcio, qualsiasi dubbio che avete, basta scrivere, che Lidia vi risponderà, o io, per esatto, tutte le delucidazioni. Va benissimo, grazie. Ciao, a tutti per averci seguito, veramente siete in tantissimi, e oggi abbiamo avuto un problema tecnico, e quindi scusateci, ecco, perché non siamo stati magari al top. Sì, ora, non è dipeso da noi. Ora ci organizziamo meglio la prossima diretta, perché come avete visto oggi siamo arrivati a punte di 150, no? 6 giorni fa eravamo a punte di 50-60, quindi cresciamo a, ciao Gianmaria, cresciamo a un ritmo impressionante. La nostra idea è quella, cioè tipo, più siamo più ci divertiamo, quindi fare le dirette così con voi che scrivete tutti questi messaggi è bellissimo. Mi impegnerò per far sì che questo fantacalcio abbia più premi possibili. Vorrei preparare, non vi dico tutti, ma più persone possibili sarebbe il massimo per me. Aureli, è gratuita l'iscrizione al fantacalcio. Sì, soldi non ne vogliamo. L'unica cosa che chiederemo per farvi iscrivere la squadra è andare sulla mia pagina e invitare i vostri amici a cliccare mi piace. C'è un tasto, quando si clicca un tasto invita amici, automaticamente inviterà tutta la vostra lista, quindi è una cosa semplicissima, non costa nulla. Dalle prossime puntate così saremo sempre più numerosi. Vi auguro una buona serata, vi ringrazio per tutte le domande, siete stati 400 e passa commenti, quindi grazie veramente di cuore. Grazie a tutti, come sempre vi aggiorneremo in precedenza sulla prossima diretta. Una buona serata, ciao a tutti.